Parliamo del quarto calcio, parliamo di questa importantissima esperienza che lega appunto l'idea dello sport all'idea della riappropriazione dei territori alla camorra, parliamo della necessità appunto di coniugare, di affiancare l'azione fondamentale di magistratura e forza dell'ordine nel contrasto alle mafie e come dice Luigi Ciotti appunto non basta con muoversi, bisogna muoversi e muoversi vuol dire anche appunto fare sport e rappresentare diciamo con l'energia importante e propositiva tante cose che adesso stasera ci racconteranno i diretti interessati. Io vi saluto tutti da parte di Paolo Sian, presidente della Fondazione Polis, Enrico Tedesco che è sul fondo, come sapete già tutto di questi giorni, diciamo abbiamo rimesso in moto la mia area di Giancarlo, l'auto sulla quale lui camminava e con la quale faceva inchiesta, andava in giro, ne abbiamo parlato tanto anche sui giornali in questo momento, ma io ci tengo a ribadire, anche qua ogni sera stiamo incontrando tante persone e di mattina abbiamo incontrato nel corso di questi sei giorni che siamo stati qua, dopo i primi tre al mattino, oltre 50 scuole col metodo di Libera, nel senso che noi abbiamo fatto gruppi di 15 alunni, 4 scuole con rappresentanze di 15 alunni per un totale di circa 50 scuole. Noi i numeri hanno anche un loro senso, perché e voglio dire proprio nel Libera, ne ho parlato adesso nel nostro coordinamento provinciale di Napoli, perché diciamo anche sull'educazione alla legalità, come su tante altre cose, bisogna guardarsi un po' intorno, perché spesso diventa una moda, una routine, no? Tante cose diventano, si fanno per farle. Io faccio la lotta contro l'educazione alla legalità in maniera estemporanea, preferiamo lavorare con scrupolo e in profondità. Portavo questo esempio perché è importante, perché io ho detto a questi 15 alunni di ogni scuola che sono venuti qua, voi sarete relatori nelle scuole da cui provenite e quindi ora sono 750 passanti di qua, fate il calcolo, 50 per almeno 300 in ognuna delle scuole dove poi andremo con gli operatori di Libera, della Fondazione Polis, delle altre associazioni che ci danno una mano, dei radiosiani, di Rod TV, eccetera, 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 quindi raggiungiamo in un paio di mesi prossimi almeno 15.000 ragazzi. Il problema è che non è bisogno solamente parlare ragazzi, no, bisogna, la cosa più importante è dare esempi concreti, ma ripeto su questo che di legalità parlano tutti ormai, anche quelli che la calpestano, allora bisogna connotare, perciò diciamo educazione alla legalità democratica e soprattutto alla responsabilità, responsabilità che chiama in causa diciamo, i nostri territori, i nostri impegni. E questo mi sembra assolutamente importante ribadirlo qui, tra l'altro non commemoriamo, non ricordiamo Giancarlo, noi da Giancarlo prendiamo un esempio, una parola che è terribilmente attuale, che guarda anche al futuro. Ringrazio ancora Arnaldo Capizzuto e Antonella Palmieri perché sono un po' gli ideatori anche di questa presentazione dei suoi articoli e la macchina che si mette in moto. Lo so che diventa noioso perché mi ha già sentito, ma mi fa piacere ripeterlo. Quando scrissi il primo pezzo che presentava il viaggio, non me ne toccava che quando Tullio De Mauro era ministro della pubblica istruzione, ebbi la fortuna di accompagnarlo nella villa confiscata a Totorrina, a Corleone, che diventò una scuola. Oggi è una caserma della Guardia di Finanza. E quel grande linguista, grande intellettuale entrando, guardò, si toccò il volto e dice così, certo per loro sarà uno smacco vedere questa faccia entrare qua dentro, perché era somigliantissimo naturalmente al fratello Mauro ucciso dalla mafia. E così io penso che quello che stiamo facendo un po' tutti quanti noi è uno smacco alla camorra, vedere camminare questa macchina, macchina che insomma andrà anche a Torre Nunziata, andrà a Marano da cui sono partiti i figli, andrà, passerà per Forcella, andrà dal Cardinale perché vorrà anche lui avere la donna regina e poi speriamo di portarlo in giro anche in Italia, a Milano e fino anche a Bruxelles. Ma diciamo non per fare, come dire,
per portare in giro un simbolo, no, ma per portare avanti una testimonianza. Noi abbiamo detto a ciascuno con cui siamo entrati in contatto di lasciare qua dentro un libro, una testimonianza, una cosa, perché questa è la Neari, il dromedario di lotta e di combattimento, significa da corsa e da combattimento. La Neari di Giancarlo, così simile a lui, aperta, libera, insomma, cioè, diciamo, ci dà l'idea di questa attualità e anche l'idea che utilizziamo, diciamo, questo traino, questo motore per essere attenti oggi, non ricordare ieri soltanto, ma essere attenti oggi a tutti i giornalisti minacciati e a tutte le vittime di criminalità. Quindi ringrazio anche i rappresentanti del coordinamento dei familiari e in particolare appunto gli ospiti di questa sera che saranno coordinati da Mario Pepe di Roma. Ringrazio per te anche il direttore Antonio Sasso, sempre anche vicino, attento alle nostre alle iniziative, Nello Mazzone, Gigi Cuomo, Pasquale Scherillo, poi chiederò, sarà bello sentire anche la dottoressa sostituta procuratore Di Nola, e porto il saluto prima non si è potuto fermare il commissario prefettizio Maria Grazia Nicolò della prefettura di Quarto, e permettetemi di dire, diciamo, con una particolare gratitudine Antonella Arbicuro, diciamo, non per questa casa, ma perché anche per questo, ma per, in sostanza, perché lo dico sempre con l'immagine di quello che fa tutti i giorni, perché il problema è i 365 giorni l'anno, in questa terra difficile e martoriata, dove però c'è tanta camorra, ma insomma c'è anche una forza consistente dell'antimafia. Maria Falcone, in viaggio con un suo ospite a Palermo, quando arrivarono all'aeroporto, dice Falcone forse lì, ma non le sembra troppo l'aeroporto Falcone e Bissolina ricordare troppo la mafia? E lei dice, ma lei non sembra, dice, ricordi l'antimafia? E questo è il senso di questi giorni. Grazie anche per la proposta, possiamo dire, Arbituro Cantone sulla vicenda anche della terra dei fuochi, che poi tu dirai meglio, insomma, anche l'idea di ecco, facciamolo pagare a loro, utilizziamo ciò che viene confiscato per operare nel campo della bonifica. Quindi io vi lascio a questa discussione, però voglio fare un'ultima cosa ora, e mi permetto di darla a Antonello. Questa è la maglia della Fondazione Polis, che dice la camorra non vale niente, e noi ti chiediamo, a te, a Gigi Cuomo anche naturalmente, di consegnarla a Prandelli quando appunto la nazionale italiana sarà sul campo di Quarto, e anche per tutte le altre iniziative che poi si farà. Quindi mi fa piacere darla a te e ti ringrazio.